Poche certezze e tante perplessità. Naufraga sempre di più l'ipotesi del nuovo ponte della Scafa, mentre si continua a discutere sulla fattibilità e sui costi dell'imponente opera di 19 metri d'altezza e 285 di larghezza, con il consorzio di bonifica litorale Nord che, pur aggiustando il tiro sulla bocciatura del piano in termini lessicali, ha ribadito il suo parere negativo sulla sicurezza idraulica dell'area limitrofa al viadotto, ad Ostia si torna a parlare a distanza di anni di un progetto alternativo. Il tunnel della Scafa. Sono stati presentati parecchi progetti, a mio parere molto utopistici e in contrasto con le norme vigenti sul regolamento del Tevere, paesaggistiche, ambientali, idrologici. Quello che noi abbiamo proposto dopo anni di studio e presentato presso la Regione Lazio è un tunnel che sfrutta le strutture viarie già preesistenti, ovvero Via degli Atlantici vicino Torre San Michele e dall'altra sponda di Fiumicino Via Passo Buol vicino il vecchio faro di Fiumicino. L'opera, che prende ispirazione dal tunnel realizzato sotto il canale della Manica tra Francia e Gran Bretagna, non sarà certo esente da dubbi e dibattiti, ma rappresenta, secondo i suoi ideatori, una valida e fattibile alternativa in termini di sostenibilità economica e ambientale. Quello che si viene ad avere con questo tunnel è abbattimento di tutti i vincoli esistenti, archeologici, paesaggistici, strutturali, idrologici. In termini tecnici abbiamo un esempio molto concreto che è quello del tunnel sotto la Manica, ovvero una fresa meccanica a grande giro che contemporaneamente, oltre a scavare e smaltire i detriti, crea delle pareti autoportanti del tunnel. Il tutto, diciamo, è più economico dei 37 milioni stanziati nel 2010 dalla Regione Lazio per creare quella colata di cemento e di asfalto che prevedevano e che naturalmente sono stati bocciati. Dal punto di vista idraulico, quindi possiamo rassicurare che sarebbe sicuro il tunnel. Guarda, abbiamo un riferimento del tunnel alla Manica, che sono anni che sta là. Certo, ci sarà da fare una manutenzione, però quello è più che normale.